benvenuti a questa nuova puntata di Bazar. Oggi siamo a Saluzzo, un mercato davvero delizioso. Tra l'altro noi in questo momento siamo sotto l'ala mercatale, dove ci sono soltanto coltivatori che portano in piazza i loro prodotti. Allora vediamo se abbiamo fortuna, iniziamo subito parlando con qualcheduno di loro. Ad esempio quella signora col cappello, con la coppola, ma non è siciliana lei, vero? Piemontese doc, vero? Allora intanto ci diamo del tu e poi ti raggiungo subitissimo. Come va? Bene, bene. E lei? E invece... Tutto bene, diamoci del tu, abbiamo detto. Allora, come ti chiami? Io mi chiamo Franca. Franca, tutto quello che vedo in questo momento sul banco... E metà produzione e qualcosa proveniente dai nostri parenti della Sicilia, dal Meridione. Bene, bene. Ma tutta roba nostrana, Italy, doc. Allora, facciamo così, partiamo da tutto quello che proviene dai vostri parenti del Meridione. Allora... Le arance, i mandaranci, sì. I peperoni, sì. I zucchini no, che sono di Castiglione d'Asti. Ecco, allora, adesso dobbiamo andare un po' più piano, perché sennò la nostra telecamera non riesce a seguirci. No, no, no. Ma guarda, qua facciamo i primi piani, soprattutto alla frutta, alla verdura, perché sono loro i grandi protagonisti di Bazar. Mi dici, questi zucchini... da dove arrivano e quanto costano al chilo? Ah, solo 3 euro al chilo, oggi è la giornata dell'offerta. Ma da dove arrivano? Questi qui sono nostrani. Sì. Asti. D'Asti. Asti, Castiglione d'Asti, ma dico Asti perché Castiglione uno non lo conosce tanto perché è un paesetto troppo piccolo. Senti, due parole, due sui pomodori. Io comprerei quelli davanti, questi qua. Come si chiamano? Nico Saluto. Sì, arriva dalla Sicilia. Dalla Sicilia, un bel pomodoro rosso. Oggi però è bello anche il ciliegino. Il ciliegino e il datterino che arrivano anche dalla Sicilia. Prezzo? Solo 3 euro al chilo. Ecco un prezzo. Il mese di febbraio è un'offerta proprio della giornata. Mi piacciono da morire queste signore che comprano ad esempio i cavoli. È un cavolo, vero? Quello che mano la... Sì, lo chiamano anche cavolo di Moncaglieri, o sbaglio? No, quello lì è proprio l'originale cimone. Ah, che c'ha tutte queste punte, sembra quasi un brillante. Intanto, grazie per la collaborazione. Come ti chiami? Io mi chiamo Dianora. Allora, tra poco lo peseremo, così scopriremo anche quanto spendi, ma soprattutto che ci fai con questo cavolo? Allora, lo metto con il cavolfiore normale. Solo le cimette, le faccio lessare, poi le condisco in insalata con dei pezzetti di acciuga sott'olio e delle uvette. Però sono basita per questa ricetta così raffinata. Allora approfitto della tua consulenza, mi dici un'altra ricetta che potremmo fare con un qualcosa che c'è su questo banco? Non lo so, la trevisana fatta, divisa in spicchi, sì? Avvoltolata nella pancetta e fatta andare ai ferri. Sei favolosa! E 2-1, Chiara può aprire il suo carrello. Dove, tutto verde. Tutto verde, dove troviamo i carciofi, gli spinaci, poi abbiamo preso anche delle carote, poi dei mandarini, dei pomodori, abbiamo fatto anche un po' tutta una spesa grossa. Senti, ma abbiamo chi? Chi siete? Io e mia mamma, sì. Tu quanti anni hai? 23. 23, stai lavorando attualmente? No, purtroppo no, sto cercando lavoro, quindi... Mentre, insomma, fai le prove da futura moglie, casalinga? Ma è ancora un po' presto, devo dire, però sì, dai, mi piace fare le cose di casa, quindi... Dai, la verità è che fare la spesa è molto divertente. Bene, ti lascio perché la tua mamma ti aspetta, la salutiamo, E noi andiamo avanti e magari approfittiamo di questo signore. Come ti chiami? Salvatore. Salvatore, con questi tarocchi qua mi blocchi, non riesco più ad andare avanti. Bellissimi di Sicilia, guarda che roba.
tarocco. Senti, ma noi diciamo sempre tarocco, tarocco, tutto scontato, ma chi è in verità il tarocco? Il tarocco è un arancio originale, una pianta originaria, non è selvatica, che è stata, sì, viene solo in Sicilia, nella provincia di Siracusa e Catania, il resto non è tarocco, è tutto biondo, perché il tarocco viene rosso con sbalzi di temperatura, perché fra notte e giorno il tarocco diventa rosso, è freddo e caldo, il caldo del giorno e freddo di notte che c'è in Sicilia. Senti, allora, ma cos'ha di speciale? Dell'Etna, perché è polpa rossa, è buono perché è succoso, rende di più come spremuta, e un altro arancio più buono. Mi stavo quasi dimenticando, ma Saluzzo è soprattutto il paese delle... Delle mele, dai, dei kiwi, frutta. Allora, una alla volta, perché insomma ci sono più cose. Intanto le famose mitiche mele di Saluzzo. Guardate che varietà, qua dobbiamo fare veramente... Una vallata precisa, quella della Valle Bronda, che comprende tre piccoli comuni, tre piccoli grandi comuni che sarebbero Castellar, Bagno e Brondello. Ecco, io volevo proprio far notare le tue mele, soprattutto queste. Guarda che differenza, in una cassetta ci sono piccole piccole, grandi grandi, e poi sono sempre un po' toccate, potremmo dire. Ma questo è un po' il vostro orgoglio, vero? Secondo me un po' il freddo, lo spostamento di una cassetta all'altra, rischiano di avere un po' la buccia un po' più scura delle altre, un po' più appassita, però sempre un prodotto sempre naturale, buono. Ecco, ma le signore cosa dicono? Capiscono o magari così sono un po' infastidite dal fatto che le mele sono un po' toccate? Ma, dimmi la verità. Ma diciamo che la gente locale conosce la roba e quindi viene, apprezza la bontà. Più che la... Invece insomma chi arriva dalla città dice sono un po'... Diciamo sì, magari è meno bella. Però non vuol dire che sia meno buona. Un altro prodotto tipico è il kiwi. Il kiwi, sì, oltre le mele e le pere in Valle Broda si coltivano piantagioni di kiwi. Kiwi ha quelle tradizionali, quelle praticamente che si raccolgono. Ecco, in che periodo dell'anno? Ottobre si raccoglie il kiwi? Fino ottobre praticamente, fino ottobre e inizio di novembre. E poi dura molto. Poi dopo si immagazzinano. Lontano dalle mele naturalmente, perché sennò il gas, la maturazione delle mele può maturare troppo i kiwi, troppo velocemente. Ma anche con l'arancio capita la stessa cosa, io per errore, per caso, ho messo delle mele insieme a degli aranci, mi sono marciti gli aranci. Ah sì sì, io secondo me sì sì, ma è colpa delle mele, da questo caso che cosparei, però noi grazie alle mele possiamo anche maturare i cachi, che è un prodotto invernale che con le mele maturano benissimo. In un piccolo magazzino uno si mette, non so, 20-30 cassettini di mele con 30-40 platò di calchi sopra, un giro di 8-10 giorni dopo la raccolta sono maturi. Adesso ho un prodotto che ho finito, però se viene verso dicembre, novembre, ottobre-novembre, i cacchi, gentilmente, io non ne regalo poi qualcuno, ma sono una bontà. Grazie. È in coppa marasita, ma è tanto che già avuta, è tanto che già girà, con dolce sotto tazza fino a mo che m'ad arrivà. Voi siete mamma del passatore, e io bellezza mia figlia cartare, se voi vi divertite a cagnacore, io faccio carte per senza denaro, bella pareglia fosse ma fa amore.
ma questi modo i brigida, tazze caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma è tante che già butà, è tante che già girà, con dolce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivà, ma questi modo i brigida, tazze caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasita. Giorgio, tu sei proprio carino, io ti ringrazio perché insomma hai già capito che noi vogliamo vedere cosa comprate. Allora fammi un po' vedere. Come si chiama? È un cardo? Cardo. L'ho preso qui sotto. Ma farai ancora la bagna cauda in questo periodo? Oh, che mi piace. Senti, mi dici la tua ricetta per la bagna cauda? Tra l'altro noi siamo seguiti in tutta Italia e magari molti non conoscono proprio bene la ricetta. La ricetta non la so perché la fa la moglie, io non... Io mi piace solo mangiare, vedete che... Ma e cosa si mangia? Cosa si puccia nella bagna cauda, oltre al cardo? Peperone, tipingamburli, c'è due tre robe. Sedano? No, sedano no, cavolo sì. Finocchio? Non mi piace tanto, insalata rossa. Ma io quello che mi piace di più è il cardo. Ricardo era la cosa che va meglio. Ed ora passiamo dall'altra parte del banco dove c'è Romina. Romina, hai ancora il cardo o l'hai venduto tutto? No, ne ho ancora. Me lo fai vedere bene perché è un po' diverso questo, un po' più giovane o no? Boh. Sì, è più tenero. Il gambo è più stretto? Più stretto, sì. Si fa come bagna cauda, e la bagna cauda si fa con aglio, e poi metti il burro, noci tritate non lo sapevo, grazie. Sì, noci tritate, poi si fa cuocere l'acciuga e poi si fa cuocere piano piano, mette la bagna cauda. Però c'è un segreto, sì. Se poi non volete l'alito troppo pesante dovete prima togliere l'animella dell'aglio e metterla nel latte per... Io la metto proprio nel latte per... No, scusami, ho fatto confusione. Io tolgo l'animella dell'aglio e metto l'aglio senza animella nel latte per 24 ore. Cioè praticamente non sa più di aglio. Sì. Io invece lo macino con le noci. Con le noci. E allora non si sente più. Mio... E poi rimane un po' più densa, cioè questa noce. E poi metto tanta panna. Che resta ben densa e proprio diventa... Sì, insomma, buona. Diciamo che oggi la bagna cauda non si fa più con la ricetta tradizionale, viene un po' svezzata con la panna, però forse è meglio così. Senti, io continuerei con tutte queste robe tipo cipolle, cipollotti... Sì, allora, andiamo. Prima sui girasoli, raccolti da te? Sì, nel prato. Praticamente... Girasoli che non ci danno niente. Se li compro tutti quanto mi fai? Li pesiamo? Mi fai? Dai, proviamo, vediamo un po'. Perché tutti pensano che sono un po' preziosi, un po' costosi, giustamente sono raccolti a mano. Questo viene un euro e mezzo al letto. Sì. Allora, compro tutti questi, spendo 7 euro, poi cosa ci faccio? Una frittatona? Una frittata o si fanno anche nella padella, bolliti, poi in padella con un goccio di aglio e un po' di olio nella padella o se no insalata. Ma tu le hai le uova fresche? Le hai le uova fresche? Sì, ho anche le uova. Ci sono. Allora, le uova ci sono e concludiamo con, abbiamo detto prima che volevo parlare di cipolle e cipollotti, io ultimamente sostengo che le cipolle bisogna comprarle bene, cioè devono essere belle fresche, guarda che meraviglia. Le postigliole, quelle piatte che sono dolci, e sono dolci e non sono forti. Sono proprio deliziose. Ti lascio perché ci sono due signore che hanno bisogno di te. Buona giornata. Grazie. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Ma quanto è carino questo ragazzo così giovane che vende al mercato. Aspettiamo che questa signora termina la sua spesa, le chiediamo scusa per il disturbo e noi ogni tanto ci impicciamo, ma ci piace così capire
cosa si compra quotidianamente. Intanto tu chi sei? Mirko. Quanti anni hai? 24. 24. Hai deciso di fare questo? Te lo hanno imposto? Raccontaci la tua storia. Mi sembra piacere fin da piccolo, io lavoravo in campagna, allora... Dai, lo trovavi divertente? Altri lavori in giro non è che ci sia grosse cose il giorno d'oggi, allora ci buttiamo come una volta nella terra. Ecco, ma la tua famiglia già lo fa, avete dei terreni, immagino. Sì, la parte di mia mamma, i genitori di mia mamma, sì. Dove avete il terreno e cosa coltivate? Cervere e verdura. Il porro di Cervere. L'altro porro di Cervere, adesso siamo alla fine, ma... Allora, dai, valorizziamo questo già conosciutissimo porro di Cervere. Quindi? In che senso? Quindi ci dici perché a Cervere, ad esempio, è così buono, cos'è il terreno? Il terreno, la qualità del terreno, che permette sarebbe sabbia, la sabbia di Stura, che ha delle proprietà particolari, è proprio piccato anche la semenza che facciamo noi. Allora, Fattori combinati e fa questo colore. Lo compro due o tre, come si... Allora, al momento siamo alla fine, quindi adesso il prodotto è già abbastanza, è bianco così perché viene interrato sotto la sabbia. Se lo compro me ne dai uno, due, come lo vendi? O sciolti o ammazzi. A chili vengono 3,95 al chilo. Me ne pesi 4, voglio sapere quanto spendo. Allora. Con 4 porri va a spendere 1,56. Poi ci faccio una frittata, oggi ce l'ho con le frittate. Più che altro è mangiato crudo, porro Cervere va mangiato crudo. Brato nell'olio, olio e sale, in pinzimonio è la morte sua. Poi se no fare frittato, un insalato, ho fatto anche gratinato al forno. Io oserei sulla carne cruda. Il pasticcesca, molto buono, sì. Poi lì siete voi donne che dovete cucinare, quindi noi ci dedichiamo a farli venire su, a coltivarli. Besame, besame. Simona, io ti ho vista e tu sei ben furba perché compri queste tome che sono fresche. Sì, sono freschissime, buonissime tra l'altro, ma molto molto buone. Sicura che è una toma, non è una sorta di ricotta? No, toma. Senti, la ricotta è un'altra. Ecco, sì. Cos'altro comprerai? Erbe provenzali, un pezzo di erbe provenzali, grazie. Sì. Ah, ecco, la toma di... Da dove arriva questa toma? Siamo a Becetto. Becetto. Di fianco al Noviso. Allora, mentre tu... Un pezzo un po' di più. Compri più i tuoi formaggi... Sì. Io vado dall'altra parte del banco perché voglio sapere un qualche cosa di più. Quiero sentirti, vuoi cercare. Allora, Simona spende 3,76 euro per la toma alle erbette che pesa 358 grammi. Esattamente, sì. Bene. Questa signora che ci guarda è... Mia mamma. Un po' preoccupata, ma non diciamo niente di strano. Ma insomma, ma qua è tutto vero, tutto natur, vero? Certo, siamo tutti produttori, vendiamo i nostri prodotti e sì. La gente è contenta, apprezza, soddisfatta, apprezza. Sì. Infatti io, insomma, prima mi sono soffermata su questa toma, che è così morbida che ho detto sembra quasi una ricotta. Non è ricotta, è fatta con latte, il latte del nostro allevamento, noi siamo su a Sampeire. È proprio un formaggio che sa proprio di latte, come quelli che facevano una volta i nostri nonni. Ecco, quanto spendo più o meno per una forma? Sui 2,50 euro. Alla fine il formaggio costa poco ed è anche nutriente. Mi dici ancora cos'è questo? Quello lì è tipo una paglierina, è molto morbida dentro, con un po' di crosta. E va benissimo con la polenta o con le patate bollite, un po' calde, è buonissimo, sì, si scioglie, quindi viene proprio un ottimo pranzo. Mañana io estaré lejos, muy lejos de ti. Vi presento Anna Maria che finalmente ci parlerà delle uova fresche. Le uova fresche, queste rosa sono della gallina, famosa gallina, la bionda di Costigliole. Ma cos'ha questa bionda di Costigliole? Più bella delle altre? È un po' più vanitosa, è colorata, sì, ha una bella cresta rossa, più maggio. Anche perché anche tra le galline, insomma, c'è un po' di competizione? Eh sì, sicuramente, questa la si distingue. E invece queste? E questa è la classica ovaiola rossa. Ma poverina, l'ovaiola è quella che magari lavora un po' di più. Lavora di più sicuramente, è per la produzione delle uova. Ho
E torniamo a questi meravigliosi formaggi, lo facciamo con il Nostrale dei Pascoli a 11 euro il chilo, niente male come prezzo, vero Edoardo? Direi proprio di sì, perché comunque come prezzo è, mi sembra abbastanza vantaggioso. Senti, io sono stata attratta da questo cestino, insomma tra virgolette. Chi acquista questi 6 tomini? È la signora. Ecco, allora, buon gustaio davvero. Sono dei latticini freschi di mucca. Anche questi a 50 centesimi cada uno. Ma dai, non ci credo. È così. Il vantaggio di comprare dal produttore è anche quello. Io però vorrei proprio far vedere quando li togli dalla forma, perché davvero si capisce quanto sono freschi. Guardate che meraviglia. Eccoli lì. Fatti ieri pomeriggio, quindi proprio freschissimi. 50 centesimi per un formaggio così sano, ad andare anche ai nostri bambini, certo. Ma fatto con latte di? Mucca questo, solo latte e caglio, non c'è addirittura nemmeno il sale, quindi ognuno se lo condisce a piacimento. Questo è lo stesso? Quello è lo stesso, è il primo sale, la differenza è che è latte scremato, a differenza di questo che è latte intero, e c'è un pizzico di sale nell'impasto. Ottimo prezzo, 7,50 euro. 7,50 euro al chilo, 75 centesimi al letto. Sì. C'è ancora il prezzo della ricotta? Invece la ricotta viene 1,50 euro cada uno, ci sono 300 grammi per fuscella. Sì. Pienza che talvez mañana yo estaré lejos. Aurora, che meraviglia, tu sei una delle poche donne che lavora in questo settore. Allora, con la tua famiglia comprate i maiali da piccoli? Li compriamo, li facciamo crescere, una volta cresciuti li portiamo a macellare, poi lavoriamo la carne e voilà, e la portiamo a vendere al mercato. Dunque tu vendi soltanto carne di maiale? Soltanto carne di maiale, sì. Tutto quello che viene fuori da un maiale noi lo vendiamo. E non è poco, perché forse oggi è una delle carni migliore, è vero? Sì. Questo qua è il lardo ancora a crudo, da stagionare. Sì. Quindi volendo lo puoi far cuocere oppure te lo puoi far direttamente stagionare te. Ci sono delle persone che lo stagionano personalmente? Sì, 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 esatto. Sì, mettendo sì. Le erbe che vogliono loro. Sì, sì. Poi io ho anche quello già stagionato. Ma scusa, ma questa qua è un pezzo di porchetta. È porchetta. Cioè noi parliamo sempre della famosa mitica porchetta di Ariccia, però questa è la tua porchetta. La mia porchetta, sì. Fatta da, vabbè, da mio fratello in realtà. Ma in questo caso devo scaldarla? Sì, sì, la devi scaldare, sì, sì, sì. Senti, me la pesi? Perché è la prima volta che insomma trovo in Piemonte una porchetta così, diciamo, nostrana, eh? Io sono una buon gustaia, ma le mie telespettatrici lo sanno. Allora, vediamo quanto pesa, quasi un chilo. Questa qua la vendo a 14, sì, il prezzo è in linea con la porchetta anche di Ariccia. Dunque spendo 11,80 euro. Ma cosa faccio? La posso mettere nel forno con delle patate? Certo, certo, sì, sì. Praticamente un arrosto già cotto. Sì, praticamente sì. Prendi un po' in mano questa cosa qua vicino a te, falla un po' vedere, alzala come un trofeo. Cos'è? Pancetta. Ancora, oggi davvero la mia ossessione. Però questa è già essiccata, aromatizzata. Sì, questa qui è già a posto da mangiare, da affettare e da mangiare. Invece quella salsiccia là, questa qua? Questa qua in realtà è la pasta del salame, però è insaccata nel budello della salsiccia, da mangiare così cruda. E quest'altro, l'ultimo? Queste qua sono cotechini da far bollire. Ancora cotechini anche se siamo a fine febbraio, perché no? Sì, sì, perché no? Io li vendo tantissimo anche adesso ancora, sì. Fino a che mese? Oh, ma guarda, anche tutta l'estate. Ma pensa. Sì, 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 sì. Sì, sì, li vendo molto. Bene, buona giornata davvero. Bessame.